muscolare e quindi sono in attesa appunto del nostro anfitrione che spero arrivi presto. Intanto io inizio comunque a dare a tutti voi benvenuto. Non sono io da sola, siete molti oggi, siete veramente tanti. Sì. Allora sono ovviamente con Maria Cristina Bianchi, il mio assistente, e si uniscano a me e a Cristina a dare tutti voi il benvenuto anche Alessandra, Antonella, Alessia, Giulia, Nicole e Sonia. Questi nomi, per chi non ci ha ancora seguito o è nuovo per quanto riguarda le nostre inaugurazioni, sono le dottoresse che collaborano strettamente con noi, che individuano nel web determinati artisti, cioè li sottopongano e di solito hanno un occhio lungo, dopodiché in funzione anche alle mostre che abbiamo in corso, sia qui al CAD, questo spazio in un palazzo dei Rolli a Genova, che è l'acronimo di Creativity Art Design, oppure al Ducale, noi proponiamo agli artisti queste location. Non solo sono queste location che noi utilizziamo, ma lavoriamo anche con Palazzo Zenobio a Venezia, è in corso tuttora una mostra importante, la seconda edizione di Art Escape 2018, e lavoriamo con la Rocca Paolina a Perugia, lavoriamo su Milano, insomma ci muoviamo abbastanza. Cosa particolare che io ho avvisato gli artisti che collaborano con noi, che e qualcuno mi ha già confermato quello che è accaduto, stranamente ogni qualvolta noi iniziamo a proporre degli artisti, questi artisti vengono poi contattati da altre persone. E benissimo, io sono assolutamente favorevole che gli artisti che lavorano con me siano liberi di lavorare anche con gli altri. Anzi, per me e per Cristina questo è molto importante, perché crescono gli artisti e quindi possiamo crescere anche noi, ci sono più possibilità di vendite e va tutto bene. Naturalmente è molto importante fare le scelte giuste. E io so, purtroppo il mondo dell'arte è un mondo che ha il pelo sullo stomaco, che ci sono anche persone che ci vogliono speculare sugli artisti, e a me questo non piace. Noi cerchiamo di offrire dei servizi, noi ce la mettiamo tutta. Con questo non è che noi non sbagliamo, sono molto umile in questo, probabilmente sbagliamo anche noi sicuramente, ma non lo facciamo volontariamente, può capitare. Però io sono molto attenta ai miei artisti, ogni qualvolta vengono contattati da queste altre persone, si rivolgono a noi e noi diciamo un po' come stanno le cose. E questa era una precisazione che volevo fare, comunque è importante, a noi fa piacere che siate contattati, vuol dire che voi siete bravi e credono anche in quello che faccio io. Detto questo, benvenuto non solo dalle dottoresse che lavorano con noi, ma anche da Anna Maria Ferrari che si occupa della comunicazione web, della grafica, da Gloria Ferrari e da Piero Cademartori che dirige l'ufficio stampa. Un saluto oltre a voi anche a coloro che ci stanno seguendo da Facebook. Un saluto particolare a Alessandro Zucca, è un artista oggi presente in esposizione, ma purtroppo non è potuto essere qui per problemi suoi di salute. Abbiamo i parenti, ma non posso intervistare i parenti. Io volevo Alessandro, ma con Alessandro avremo modo di presentarlo in altri eventi. Comunque presenteremo ovviamente le sue opere. Vorrei fare, prima di dare la parola all'architetto Piras, un ringraziamento singolarmente agli artisti che oggi sono presenti, e sono Matteo Bertomoro, Giulia Chiaranz, Roberta Marinaro, Samuele Massaro, Simone Rocchi, Martina Tabellini, Martina Tamberi, Vincenzo Telesca e Alessandro Zucca. Oggi stranamente sono presenti molti artisti, quindi avrò l'opportunità di chiacchierare un po' con loro e quindi presentare al nostro pubblico che ci sta seguendo le loro opere. Architetto Piras, la vorrei
vicino a me, io vi ho già presentato Ettore, il nostro anfitrione, con lui condividiamo lo spazio, lui è uno studio, è di architettura, lavora molto con l'America Latina, come chiama lui, dall'altra parte del mondo, per ragioni professionali è rimasto un pochino più a Genova, infatti è già più di una volta che siamo qui a chiacchierare insieme. Oggi però questa chiacchierata ha un obiettivo, la presentazione di qualcosa di estremamente importante e vorrei che fossi proprio tu a parlarne. Guarda, poi il filo, ecco, prego. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti. Genova è una città sempre più straordinaria. E nei momenti più difficili, come sta capitando da un mese e mezzo, anzi quasi due, si risveglia con più energia, con più creatività. E questa è la tradizione di Genova, è proprio il costituente caratteriale di questa città. E noi nel nostro piccolo, parlo di noi, di tutti, diciamo, operatori culturali e professionisti di questo territorio del centro storico, abbiamo cercato di riprendere una realtà del 1700. Quest'area di Piazza dei Giustiniani e l'intorno, nel 1700, nei palazzi, in questo palazzo, nel palazzo che abbiamo davanti, il Palazzo Giustiniani, e gli altri, comunque sono palazzi dei luoghi, era tradizione fare esposizioni d'arte, di design e di oggetti particolari per l'arredamento delle case. È per questo che, rifacendoci al passato, ma anche per dare un nuovo slancio a questa città che è stata ferita, purtroppo più volte ormai, abbiamo pensato, e l'abbiamo fatto ieri, di creare un'associazione che si chiama DIDE, Distretto del Design. Quindi questo territorio vuole diventare, questo pezzo di città del centro storico vuole diventare un punto di riferimento assoluto su quello che sarà nel futuro poter visitare questi luoghi, palazzi, eccetera, dove incontrare quadri, oggetti di design, mobili, sculture, quanto è nella creatività. E questo con lo spirito di quello che viene definita economia arancione o economia della creatività. L'economia della creatività è tutto ciò che concerne il design, l'invenzione, il teatro, la musica, la pubblicità, la televisione, il cinema, cioè tutto ciò che c'è di creativo e che quotidianamente ci circonda. In Italia il 64% degli occupati vive della creatività, quindi diciamo che è un'industria, quella della creatività, molto più grande di quella che potrebbe essere quella metalmeccanica. E noi con questa associazione che abbiamo creato ieri, che avrà sede in questo palazzo tra l'altro, vogliamo dare uno slancio notevole all'impiego, quindi al lavoro, soprattutto per i giovani, che possono esprimersi creando, inventando e dando un nuovo slancio e una nuova visione anche all'industria, a tutte le industrie. Per questo il 22 di novembre ci sarà l'inaugurazione del DIDE, avverrà in questo edificio, nell'atrio di questo edificio, dove in questo momento stiamo inaugurando un'altra mostra, peraltro, e dove la signora sarà, l'abbiamo eletta ieri, presidente del DIDE,
ci sarà l'inaugurazione del DIDER che sarà collegato comunque a tutti gli eventi del Big November che fa l'Ordine degli Architetti di Genova da ormai diversi anni. Il che vuol dire che molti architetti visiteranno questo edificio, visiteranno questa sala e gli altri edifici circostanti dove esporremo degli oggetti d'arte, dove esporremo delle opere d'arte. La mostra resterà aperta per una settimana e verrà promossa a livello nazionale in maniera abbastanza forte. Anche perché il Big November dell'Ordine degli Architetti è diventata una degli eventi culturali più importanti sia di questa città ma anche nell'ambito degli ordini degli architetti a livello nazionale, uno degli eventi più importanti che dura per tutto il mese di novembre. Siamo riusciti a coinvolgere loro e altri operatori economici dell'intorno. Farà parte anche il Teatro della Tosse, che sono molto felice che partecipi anche loro. Ci saranno altre realtà che sono qui nel territorio, che rappresentano una bella fetta per la moda cittadina. E poi ci sarà l'università che abbiamo qui a Due Passi, o meglio la facoltà d'architettura, proprio come avviare molti giovani alla specializzazione del design. Particolarmente mi fa piacere che ci sia dentro anche il Teatro della Tosse, non solo perché è una mia opera di anni fa, ma anche perché così avremo modo di realizzare un vero pensiero per quello che è l'industria della creatività, l'economia della creatività, dove tutto questo insieme collaborerà per mettersi al servizio della società. Grazie. Grazie Ettore, e nel concreto ai nostri artisti interesserà tutto questo, perché ovviamente questo spazio, il carter e ovviamente lo studio di Ettore Piras, siamo cofondatori di questa associazione e avremo di conseguenza un pubblico più selezionato, un pubblico che lavori e quindi anche il pubblico sarà sicuramente più numeroso e quindi ne va, per quanto riguarda gli artisti, ad avere una grande visibilità. Ora io ti ringrazio, l'appuntamento per il 22 di novembre. Ecco che ci sarà questa conferenza stampa sotto il nostro atrio. Nel nostro atrio e poi altri eventi, sicuramente si verranno coinvolti artisti a livello nazionale, come designer a livello nazionale. E qualcuno anche internazionale. E qualcuno anche internazionale. Io ne conosco qualcuno, non faccio il nome perché deve essere una sorpresa. Va bene, grazie Ettore del tuo contributo. Sull'arte. Beh, sicuramente a tutti noi sarà capitato di stare ad una finestra, di guardare fuori. Magari siamo così disattenti, poi qualcosa ci colpisce, siamo attratti da una situazione, da una persona, da qualcosa che stavo guardando che una parte di persone sta andando via. Allora, dalla finestra si vedono tante situazioni e questa mostra è un po' come una grande finestra che è in prossimità di persone che si vedano, noi siamo catturati da loro e questo grazie ai nostri artisti.
Quindi io direi, cominciamo uno per uno. Tu sai che sei la prima. Questa è un'artista, tra l'altro giochiamo in casa, è un'artista genovese, Giulia Chiara, so, mi fa molto piacere, è la prima volta che lavoriamo insieme, speriamo una prima che condurrà poi a molte altre collaborazioni. Allora, Giulia porta una serie di piccole opere che io, ovviamente, per chi è in ascolto, come al solito, poi noi metteremo su Facebook tutte le opere dei nostri artisti con il loro nome, quindi le persone potranno verificare quello che noi stiamo adesso dicendo in rapporto a quello che gli artisti hanno fatto. Allora, Giulia fa delle opere che io, guardandole, le ho un po' definite delle cartine geofisiche. Cioè, mi sono venute in mente, no, quando si vede il mare, che gli oceani, più blu dove è la parte più profonda, più chiara dove è meno profonda, il deserto, la parte boschiva. Ecco, e tu riesci a farlo anche con il corpo umano, ma questo ovviamente non va a sezionare una parte superficiale, ma va a sezionare qualcosa di più intimo, quindi tu vai al di là delle apparenze. Ora io ti lascio la parola perché vorrei che spiegassi tu quello che fai, poi ripeto, i nostri ascoltatori avranno modo di andare a vedere poi su Facebook, nella nostra pagina, i tuoi lavori. Prego. Buonasera a tutti, intanto ci tengo a ringraziare Loredana Tristin e tutto lo staff per aver reso possibile questa serata. Riguardo le mie opere, come potete vedere, io ho studiato fotografia e grafica, quindi c'è parecchio di queste arti che ho studiato. Riguardo alla fotografia c'è il richiamo al taglio fotografico. Riguardo alla grafica sono sicuramente molte figurative e infatti richiamano alle locandine pubblicitarie. Come si può vedere, le mie opere sono molto colorate. Infatti una delle parole chiave è il colore, che ha dato in maniera assolutamente istintiva, abbondante e potente. Un'altra caratteristica è la mia pennellata, che io definisco ghirigoro. Questi ghirigori vanno a ricreare, accostati l'uno all'altro, affiancati, questi luoghi caldi e vibranti. E si uniscono elementi reali e elementi surreali. Tutto è nato 3 anni fa, proprio dopo un viaggio in Messico, che mi ha particolarmente colpito proprio per le sue atmosfere, colori e sensazioni. E da lì ho voluto cercare di riprodurre tutto questo nelle mie opere. Esaustiva, incisiva, concreta, grazie. Sei molto emozionata, ma lo sono anche. Nella muscolatura e tutto quello che lo compone. E tornando proprio al titolo, no? Siamo dalla finestra, noi guardiamo le persone e vediamo qualcuno, ma non ci soffermiamo sulla persona che può essere dentro, non andiamo a indagare quella persona, cosa può fare, andiamo a vederlo esternamente. Però perché tu amplifichi queste persone? Qual è il motivo scatenante? Io amplifico perché sono una persona estremamente osservatrice non solo delle persone ma del mondo in generale. Sono sempre stata attratta dai colori, ho una grande passione per la fotografia e per me, scrivo tra l'altro, vivere di queste cose è un pane quotidiano, anche durante la mia giornata lavorativa, che mi porta altrove, in altri mondi, perché mi occupo di marketing e contrattualistica internazionale. Mi piace soffermarmi a guardare e a scovare
legame con quello che sono da sempre, una persona molto sensibile, quindi mi piace osservare, mi piace riflettere, è una persona molto riflessiva, è questo che fa, medita. E poi, essendo una grande appassionata di filosofia classica, mi piace anche elaborare concetti al di là di quello che è la fattezza umana, il corpo umano. Il corpo per me è un mezzo, è soltanto un medium a cui io mi attacco, perché tutto il mondo che io osservo è filtrato da una grande passionalità. Quindi il corpo per me è quello che rappresenta l'immanenza delle cose, quindi la concretezza, la materia nel senso più antico del termine. E da lì io poi mi diverto ad associarlo a simboli, a colori, a pose particolari o a elementi che hanno un richiamo che va al di là della semplice apparenza. Ecco. Grazie. Siete bravissimi. Signore, Samuele Massaro. Prego, Samuele. Ora facciamo una premessa. Sì, perché... io non so parlare. No, ma perché le donne sono più chiacchierone, noi lo sappiamo. Ecco, quindi cercate di avere un po' di pietà per un povero uomo messo qui al palo che lo stiamo assolutamente vivisezionando. Allora, le opere di Massaro, stando dalla finestra, stiamo guardando, sì, da questa finestra, mentre con Roberta ci ha tratto qualche cosa di materiale, il corpo, anche se poi c'è una, come ci ha spiegato lei, c'è un obiettivo, un concept diverso, ma Samuele ci porta subito al di là delle apparenze. Qui si gioca con delle emozioni. Intanto vediamo due personaggi. Chi sono questi personaggi? Frida e Jean-Michel Basquiat, che hanno comunque segnato la storia della nostra arte contemporanea. Non a caso scelgo i personaggi. Devono trasmettere, cioè, i loro sguardi mi trasmettono dentro qualcosa. Lo sguardo, in questo caso con il loro vissuto, mi hanno segnato dentro e riescono a tirar fuori quella emozione da farli rivivono con questa mia spontaneità, perché io sono molto spontaneo, artista di getto, è il momento perché provo tutto fuori. No, sei stato anche tu esaustivo di quello che hai detto, e sicuramente stando da questa finestra noi non guardiamo più la persona, ma cerchiamo di capire che cosa c'è dietro quella persona. Noi conosciamo bene questi personaggi che fanno parte, come hai detto tu, dell'arte, sappiamo cosa hanno dato, e quindi in questo caso siamo aiutati, però questo ci può anche fare dare un insegnamento, che noi non dobbiamo soffermarci sulle apparenze, ma dobbiamo andare al di là. Sei d'accordo? Ti ringrazio. Grazie. Lasciamo Pistoia, da dove viene Massaro, e andiamo a Mugello con Rocchi. Eccolo, ti stavo cercando. Simone Rocchi. Ben arrivato. Simone, noi ci siamo conosciuti qualche giorno fa. Tu sei un artista, sei ancora giovane come età, sicuramente, si spera, ecco. Però sei un veterano dell'arte, è un artista che è molto apprezzato. È uno che vende anche tanto, infatti abbiamo parlato un po' con lui di quello che vede in un momento di difficoltà dell'arte. Ebbene, io mi sono veramente compiaciuta con lui, e tra l'altro, accenno solo, abbiamo lui aderito a un
mio progetto, no, non è un mio progetto, io sono all'interno di questo progetto, perché sennò se qualcuno mi sente poi mi sfida. Io sono all'interno di questo progetto nella selezione del comitato artistico, ma questo progetto è proprio adibito alla veicolazione e alla vendita dell'arte in modo innovativo completamente. E lui, nonostante abbia tante vendite, ha deciso di accettare, e prossimamente, un mese neanche, parleremo anche di questo. Veniamo a noi, veniamo alla mostra, ai tuoi lavori, un astratto geometrico, quindi io, riflettendo in virtù del titolo di questa mostra e vedendo le tue opere, mi è venuto in mente proprio questi personaggi, quella gente che non ha più una connotazione visiva, estetica, ma è gente che si muove, è gente che transita, è gente che va da una parte, va dall'altra, e quindi tutte queste piccole parti geometriche sono dei percorsi, sono delle persone. Questa è stata la mia intuizione. Ora dimmi tu. Sì, è un'intuizione molto giusta, perché provengono da una serie di quadri come questi, che veniva fatto un figurativo smontare. Poi, piano piano, gli sviluppi, il quadro è stato tolto, è stato cercato di dare un animo a questo quadro, uscendo dalla figura, tracciando le linee, degli spazi, dei tondi, dei cerchi, delle colorazioni che danno più l'anima della cosa, che della visione della persona stessa. Grazie, direi che in questo caso abbiamo dato le indicazioni giuste. Aspetto i tuoi collaboratori molto volentieri, ti aspetto qua. Grazie. Una giovanissima artista, bellissima, è anche molto bella. Dunque, Martina, tu da dove vieni? Io vengo da Rimini. Insomma, siete di là, dall'Adriatico, quindi state, mi fa piacere. Anche con te è la prima volta che lavoriamo insieme. Stai tranquilla che ti contattano. Allora, detto questo, Martina, tu hai un figurativo, ma è un figurativo. Aspetta, insomma, dammi tempo, no? C'è qualcosa di molto trascendentale, qualcosa di ascesa, qualcosa di spirituale, ma che apparentemente non si vede. Sembra qualcosa di estremamente semplice, ma in realtà non è così. Parlami tu. Allora, è difficile spiegare, perché io mi sono approcciata alla pittura come una medicina, è la mia guarigione. Purtroppo, ora sì, ho tolto tutto. Periodo orribile, e per curarmi mi sono messa davanti a una tela. Logico, ho sempre dipinto, ho fatto corsi con il maestro Francesco Grillo, quindi non proprio da zero, però ho trovato nella pittura quello che avevo dentro, lo buttavo lì fuori, e essendo lì fuori non era più dentro me, e io la uso così la pittura. Quindi può essere a volte proprio un ritratto, dice mia figlia, allegro, e a volte può essere, dipende da che cosa è dentro, perché c'è veramente tanto, butto lì e quello che viene sulla tela. E lì c'è la mia sofferenza, il mio viaggio, le mie visioni, perché quelle sono proprio finestre che tu apri e vai a vedere dentro, e sono tante cose. Poi adesso questi sono anche piccolini, però io ci butto dentro tutto quello che ho dentro. Io concordo pienamente con te di quello che hai detto, perché l'arte veramente terapeutica, su questo non c'è mai dubbio. Io mi sto trovando a fare dei corsi a delle persone che hanno delle problematiche più mentali che fisiche, e proprio grazie alla pittura, se pittura la vogliamo chiamare, e al modellato, alla creta, riescono a trasferire questa loro magari negatività nelle loro opere, ma questo è stato comprovato scientificamente. Io dipingo non tanto quello che vedo, perché come paesaggio, ma dipingo proprio quello che sento, o quello che vedo dentro. Ah, c'è una donna che sta andando via, forse voleva andare, ma per fortuna sono tornata, e allora sono contenta.
Grazie, grazie. La mattina da piedi. Mi sembra di fare l'appello, eh? Sono davvero? Sì, mi sembra di fare l'appello. Presente? A posto? Anche tu dalla Toscana? Sì, io vengo da Livorno e studio all'Accademia di Belle Arti a Firenze. E qui in mostra ci sono tre mie fotografie, però sono abbastanza particolari perché ricordano molto la pittura, dato che la pittura c'è dentro nel body painting. Ho dipinto su di me e su altri due miei compagni di accademia una texture che è quella rocciosa, che ricorda quella delle teste di Bonipiani, quelle famose che vennero trovate nel Fosso Reale a Livorno nel 1984. E questa è una storia che di solito ci raccontano i nonni, o comunque tra i banchi di scuola se ne parla molto poco. Quindi per me è importante riproporla con questo tema più giovanile, con questa via di comunicazione forse non abituale, e perciò in mostra troverete queste tre opere. Mentre poi mi diletto anche nella pittura ad olio e ad acrilico, e sono contenta di trasmettere le mie emozioni in questo modo, e questo progetto secondo me è proprio il punto di partenza per qualcosa di più grande dentro di me, più che per la mia carriera. Metterò una sagoma di Loredana e gli artisti verranno, parleranno, abbiamo risolto tutto. Grazie, ma tra l'altro con te saremo presenti, sarà presente con noi in una mostra bellissima a Palazzo Ducale che faremo a dicembre, una mostra che sarà una cosa incredibile e innovativa anche quella. Ancora grazie Martina, grazie. Tedesca non c'è, se non sbaglio, non ho potuto incontrarla. Vincenza Tedesca ha portato una scultura che diciamo con pochi tratti riesce, ecco Cristina in questo momento lo sta inquadrando, con pochi tratti fa trasparire un po' tutto quello che c'è dentro, e siamo sempre lì da questa finestra, noi vediamo un sacco di persone, un sacco di cose. Prima avete notato che c'è stata nella diretta un sobbalzo, è perché una farfalla ha deciso di andare contro Cristina, però questa farfalla vuol dire che la mostra è fortunata, perché dicono che le farfalle sono portavoci di buone notizie. Ultimo è Alessandro Zucca, ultimo nel senso alfabetico, non è qui presente, Alessandro è di Milano, è un giovane artista dove il colore ha la predominanza su tutto, con il colore lui fa e rende le emozioni visibili agli altri, stranamente quando si vedono i suoi lavori è facile capire quello che lui voleva interpretare o che cosa lui voleva rappresentare, e questo è sicuramente sinonimo di bravura. Io mi auguro di avere presto Alessandro anche in un'altra mostra, così in modo da potervelo presentare, perché è un ragazzo che sicuramente merita, e anche lui insieme a Simone ha deciso di intraprendere con me questo percorso dedicato esclusivamente alla vendita. Benissimo, io ringrazio tutti voi, ma vi do degli appuntamenti. Allora, intanto ricordo che fino a giovedì abbiamo a Palazzo Ducale una mostra strepitosa, chi l'ha vista è rimasto incantato, sono due artisti, faccio nomi per non togliere niente a quelli presenti, ma ci sono due correnti artistiche che meritano di essere viste, una è la pittura analitica che proprio in questi giorni contemporaneamente è anche presente a Palazzo Reale qui a Genova con i fondatori a livello nazionale, e uno scultore altrettanto bravo, questo fino a giovedì 11. Poi sabato 13 avremo un'artista indiana
anche in questo caso non faccio il nome per rispetto a voi artisti che siete qua, sarà una personale, lei è già venuta con noi, già fatto con noi qualcosa qui al CAD e poi ha fatto anche una bipersonale a Venezia, Palazzo Zenobia, quindi saremo felici di accoglierla nuovamente dall'India qua. E adesso vediamo qualcosa, perché ne abbiamo tutti.